Ci siamo, fra pochissimo proseguiamo il nostro cammino sulle onde della filosofia e non solo. Questa sera parleremo di Giordano Bruno e del misterioso Sole Nero. Tutto questo mentre festeggiamo in diretta gli 80.000 iscritti dopo la sigla. Che meraviglia questa sera, a poche ore dall'editoriale, avevamo chiesto un impegno corale che è arrivato puntualmente 80.000 iscritti tondi tondi, che comunque cifra tonda, ci dà un po' di morale in più, o come gli amici che seguono il canale ormai sanno, gli 88, così sapete a cosa mi riferisco. Questa sera vi invito a vedere questa puntata e se vorrete anche poi al termine recuperare tutte le precedenti, sia con Giorgio Baietti nello specifico e in generale, che per questa rubrica che abbiamo inaugurato la puntata scorsa, dove con Pitagora e Platone abbiamo aperto la porta e abbiamo aperto la strada questa sera invece a Giordano Bruno, tutto questo con il buon Mesbet alla regia, i fedelissimi, i veterani, gli abbonati, ma soprattutto anche i nuovi arrivati, le nuove arrivate e chiunque sia qui per caso, ricordando che il caso non esiste e che siete esattamente dove avete deciso d'essere. Giorgio, bentornato, come stai? Carissimo, come dico sempre, un piacere essere qui. Facciamo finta che 80.000, quindi super augurissimi, veramente, ma lo merita ampiamente. Questo è il canale numero uno in assoluto. Lascia che lo dica ad a voce alta. Tra l'altro, ringrazio tutte le amiche e gli amici che mi hanno scritto all'indirizzo che poi passerai, Giorgio Baietti, scrittore, gmail.com, e una marea di complimenti per la puntata su Pitagora e Platone. E veramente è stato interessante lanciare questa, chiamiamola anche questa novità, passando al passato, lontano passato che è il presente del futuro. Parliamoci chiaro, lo vedremo con Giordano Bruno. Giordano Bruno anticipa delle cose che devono ancora arrivare, ancora i nostri giorni. E quindi io continuerei su questo filone dei misteri della filosofia, perché ce ne sono veramente tanti. Facciamo dei salti temporali, perché dall'antica Grecia passiamo adesso praticamente al Rinascimento, però poi ritorneremo indietro con i greci, perché molte ascoltatrici soprattutto mi hanno chiesto espressamente di ritornare su alcuni miti orfici, sui miti greci e quant'altro. Quindi andiamo avanti e indietro nel tempo, a nostro piacimento. E si intreccia anche in questo momento con le puntate del buon Nicola Bizzi, dove anche lui questa settimana ci parlerà del rito orfico, dei catari e di un po' di usanze particolari, viste con l'occhio anche della spiritualità e dell'esoterismo di oggi. Visto che nulla accade per caso, stiamo in qualche modo canalizzando, captando qualcosa che è nell'aria. C'è voglia di filosofia, c'è voglia di storia, c'è voglia di cultura. Io ti ringrazio Giorgio perché con te abbiamo parlato, penso, della qualunque, dal Re Le Chateau ai misteri collegati a luoghi mistici in Italia. Abbiamo parlato dei catari, abbiamo parlato di tanti, tanti, tanti argomenti, e però devo dire che qua è proprio il tuo pane, perché tu sei un professore e aggiungo anche io il professore che tutti avremmo voluto in filosofia. Grazie. Quindi sono fortunato. Grazie mille. Ringrazio anche, vedi i commenti molto belli. Grazie Francesca, grande prof. No, troppo buona davvero. Grazie. Tra l'altro c'era attesa per la puntata di questa sera, perché Giordano Bruno incarna veramente quello spirito che non so voi da casa, ma io sento presente. C'è bisogno di uno, 10, 100, 1000 Giordano Bruno, e probabilmente sono arrivati. Questi tempi vedranno protagonisti molti, molti che faranno un cambiamento, che penseranno di cambiare il mondo, alla fine ci riusciranno davvero. Ma andiamo a approfondire e a rivivere con te
chi è stato Giordano Bruno. Perfetto. Giordano Bruno non si chiamava Giordano, si chiamava Filippo innanzitutto. Filippo Bruno, nato a Nola, paese, cioè città, anzi città del Napoletano, della Campania. E è molto importante parlare di Napoli, questa splendida città, questa bellissima città vituperata veramente da persone che non la conoscono. Bisogna conoscere Napoli per apprezzarla veramente. E la cultura napoletana, la cultura partenopea è qualcosa di molto, molto importante. La cultura soprattutto esoterica. Ricordo a tutti il famoso film Napoli velata, tutta una serie di misteri che di cui è impregnata questa città che è Neapolis, la nuova città, e Partenope, no? E l'aspetto napoletano è molto importante per capire Filippo Bruno, che diventa poi Giordano. Giordano Bruno, chiamiamolo ovviamente Giordano, anche se il suo nome era Filippo, nasce innanzitutto nel 1548, nasce proprio nel centro del Rinascimento. E Raffaello era morto da pochi decenni, l'epoca di Michelangelo, Leonardo, pensavo che nella sola città di Firenze un concentrato di genialità, di mistero, di arte. Non c'è mai stato un periodo ricco di arte come il Rinascimento italiano. Guarda, ce li possiamo mangiare tutti gli stranieri. Quando qui c'era il Rinascimento nel nord Europa giravano ancora, ecco, con gli elmi, con le corde, così, con gli spadoni. E Giordano Bruno a Napoli trova veramente l'humus da cui nutrirsi. È fondamentale questo aspetto di Napoli, perché tutto ha inizio in una chiesa. Lui innanzitutto diventa un domenicano. E la cosa stupisce, no? Anche quando la spiego ai miei studenti, dico, lui è un domenicano. E loro mi dicono, ma i domenicani sono i dominis cane, sono i cani da guardia dell'ortodossia cattolica, cristiana, cattolica, romana, apostolica. Sono l'inquisizione. Cioè, non dimentichiamo, io quando ho parlato dei catari, tra l'altro sui catari ho pubblicato un libro, I catari e il loro mistero, edizioni Verde Chiaro, e anticipo, Gianluca, guarda, ho questa arroganza di dire che voglio fare ben due libri insieme a te, uno su René Le Chateau e un altro proprio sulla filosofia, se sei d'accordo. Guarda, non lo sa nessuno, te lo dico in diretta adesso. Molto volentieri. E su René Le Chateau, ovviamente, è casa mia, quindi ne potremo, lo anticipo, ho avuto l'arroganza di anticipare questo. E tornando appunto al nostro protagonista, Giordano Bruno diventa un domenicano, quindi ripeto, non sono i francescani che sono più tranquilli, un benedettino, oret labora, no, un domenicano, quindi i cani da guardia dell'ortodossia, proprio qualcosa che è avulso dal suo modo di essere, però così è. E tutto inizia in una chiesa di Napoli che è San Domenico Maggiore, in un convento che è un qualche cosa di particolare. Non era tanto un convento, era un panteon nel quale si respirava la cultura, soprattutto la cultura egizia, perché gli aragonesi avevano creato in questa chiesa un loro tempio. In San Domenico Maggiore e gli aragonesi avevano trovato sicuramente qualcosa di strettamente collegato con i riti dell'antico Egitto, i riti orientali. E Giordano Bruno sicuramente in questi anni di noviziato troverà sicuramente dei testi che poi sono andati perduti, trova delle conoscenze arcane qui a Napoli, in questa chiesa, in questo convento, che lo faranno diventare da Filippo Giordano Bruno, l'emblema in un certo senso del rifiuto dell'ortodossia e soprattutto abbraccia la magia, questa parola di cinque lettere, magia, per lui diventa la religione, la magia diventa la religione. Poi il suo carattere indomito, il suo carattere sicuramente che non cantava nel coro, ecco come si dice, lo porterà a lasciare appunto la sua zona, la campagna, questa Napoli intrisa di esoterismo, di grandi culture antichissime. Napoli, non dimentichiamo, è un grande porto, qui c'è il mare e qui da Napoli passano grandi personaggi, grandi culture, soprattutto orientali. Napoli diventa un po' un ricettacolo, forse la città più importante in Italia, come ricettacolo di antiche credenze egizie e culture orientali, no? Proprio per questo suo essere un grande porto, un grande
una via di comunicazione. E in questa chiesa lui trova l'humus ideale. È stato importante perderci qualche minuto, perché se no non si capirebbe perché questo ragazzo campano di Nola, cittadina sicuramente degna di tante cose, ma non era certamente una grande capitale, a Napoli trova veramente la sua strada. E questa strada lo porta per altre strade, lo porta a girare l'Europa. Attenzione, io lo dico sempre, sia ai miei studenti, sia in trasmissione. Oggi uno dice, oh beh, prendo un treno, prendo l'auto, prendo un aereo. Ma nel 1500 e rotti viaggiare non era da tutti. Innanzitutto era costosissimo, rischiosissimo. E quindi lui, un uomo che decide, un uomo di chiesa, di spostarsi così in Europa, vuol dire è un carattere sicuramente indomito. Ci sono due località che mi hanno colpito, ne gira parecchie, va anche poi in Inghilterra, da cui si dice che c'è un legame anche col discorso di Shakespeare, no? C'è uno strano collegamento con John Marlowe, con Shakespeare, no? E alcuni dicono addirittura fosse l'ispiratore di nuove commedie che sono intrinseche nell'ambiente elisabettiano. Ma fermiamoci a due località. Una è Noli. E mi sono domandato perché Giordano Bruno va a Noli. Noli è una cittadina, oggi ricordiamoci così, in provincia di Savona. E a Noli c'è qualcosa di particolare. C'era la tomba di Sant'Eugenio. Della tomba di Sant'Eugenio me ne sono occupato parlando dei misteri della Valborgna, di altare che abbiamo fatto, appunto, che magari poi ripeteremo, no? Dove tra l'altro invito a scrivermi, perché appunto ci sono, possiamo organizzare anche dei viaggi in questa zona, delle gite che si fa in giornata. A Noli c'erano, lì di fronte a Noli c'è un isolotto che si chiama Bergeggio, dove c'erano dei monaci lerignani, dei monaci che avevano sede in un'isola di fronte a Cannes, in Francia, che a un certo punto convocano nel 1250 i templari dall'entroterra di Savona, perché devono fare un laboratorio del vetro. C'è un qualche cosa che lega il mistero del vetro a Noli e a questo isolotto. E stranamente Giordano Bruno va a Noli. Ne ho scritto in un mio libro che questa cosa del vetro interessa due grandi personaggi. Uno si chiamava Brian Jones e l'altro si chiamava Roger Barrett, detto Sid. Sid Barrett fonda i Pink Floyd, Brian Jones fonda i Rolling Stones. La parola Rolling Stones è un'invenzione di Brian Jones, non di Mick Jagger. E erano interessati a un vetro particolare, un vetro rosso e un vetro blu. E proprio in questa zona, Bergeggi, Noli, Altare, c'è questo enigma di questo vetro. Boh, mi piace pensare che Giordano Bruno si sia interessato a quello, perché non troverei altro motivo per andare a Noli, che ripeto, non è Savona, non è Genova, è veramente un borgo, all'epoca era un borgo di pescatori sicuramente. Poi va a Tolosa, si sposta in varie località, a Parigi, va in Germania, Svizzera, in Inghilterra, va a Tolosa. Tolosa è una città, di nuovo, molto significativa. Tra l'altro mi fa molto piacere ricordare una mia collaborazione proprio con l'Università di Tolosa, con la professoressa Marie-Yvette Lignon, che ha utilizzato dei miei libri nei testi suoi su René Chateau, e che era la capitale dei Visigoti. Perché dico questo? Perché i Visigoti portano via col sacco di Roma il tesoro del Tempio di Re Salomone. Antichissimi tesori, di cui veramente si sono perse le tracce, l'Arca dell'Alleanza, la Menorah. Tito la prende dal Tempio di Re Salomone, la porta a Roma, i Visigoti nel 410, mi sembra, fanno il sacco di Roma e portano ovviamente nella loro città, che è Tolosa, il nucleo del mistero del Tempio di Re Salomone. Sul Tempio di Re Salomone serve da farci una puntata, perché è qualcosa di, era enorme ed è qualcosa di enorme, sia a livello fisico sia spirituale. Lui va a Tolosa. Allora mi piace pensare che ha trovato qualcosa a Noli e qualcosa che lo rimanda coi cadri, con Re Le Chateau poi, il mistero di Tolosa. Tolosa è una città particolare, una città che sarà importante, significativa poi nella guerra contro i cadri, perché sarà una capitale anche dei cadri, visto che ne abbiamo parlato in altre trasmissioni. E Giordano Bruno va lì. Mi ha colpito molto questo aspetto. Va poi in Inghilterra, potrebbe essere
un uomo libero, riesce a fuggire, va in nazioni dove ovviamente non c'è il giogo del cattolicesimo perché sono diventati protestanti, l'Inghilterra è anglicana, la Germania, la Svizzera sono protestanti, calvinisti e luterani, no? Tra l'altro ricordiamoci Martin Lutero, ritornerà poi quando concluderò questa puntata, Martin Lutero, va in luoghi dove lui è salvo. Perché dico questo? Perché lui con le sue idee, che sono idee veramente molto, molto potenti, molto intriganti, ma soprattutto che colpiscono allo stomaco l'ortodossia cristiana, romana, soprattutto la Chiesa di Roma, lui è diventato un nemico della Chiesa. Lui, domenicano, cane da guardia dell'ortodossia, diventa il nemico, diventa qualcosa da ricercare, da condannare assolutamente, da torturare. E allora lui trova questa via di fuga nelle nazioni, diciamo, tra virgolette, libere, nazioni appunto che non hanno più rapporti con la Chiesa di Roma. E un piccolo passaggio ancora. Nella chiesa di San Domenico Maggiore vi è una sorta di cenobio, una biblioteca ricchissima di testi egizi, di testi dell'antica tradizione egizia, della tradizione magari anche dei Veda indiane, della tradizione orientale, che lui riesce a trovare, appunto, a leggere e che lo cambieranno. Era importante sottolineare anche questo aspetto. E Giordano Bruno ha un'idea particolare, ha l'idea dell'uno. L'uno è un concetto non inventato da lui, ma da Plotino. Plotino, dico per chi non l'avete mai, avesse mai sentito, non è il diminutivo di Platone, Plotino è un'altra persona. Plotino è l'ultimo dei grandi filosofi greci. Siamo verso la fine ormai della filosofia greca, i pilastri sono Socrate, Platone, Aristotele, e lui è la quarta gamba, è Plotino. Plotino dice che l'uno si manifesta in tutto, l'uno è nel tutto e il tutto si manifesta nell'uno. L'uno è praticamente Dio, ma è qualcosa di riduttivo dire Dio, sembra di essere quasi blasfemi dire riduttivo di Dio, perché è l'uomo che deve assumere le sembianze di una divinità. Questo mi fa pensare alle religioni indiane, no? A religioni orientali, al buddismo. Ebbene, in un certo senso anticipa questo Plotino, perché dice che l'uno è tutto e il tutto è nell'uno. E a Giordano Bruno questa tesi, antitesi, piace particolarmente. Lui, Giordano Bruno, ad un certo punto arriva a rinnegare la religione cristiana dicendo che la vera religione è quella egizia. La vera religione è quella egizia perché nella religione egizia, degli antichi egizi ovviamente, vi è l'uno, vi è il tutto nel quale l'uomo si deve identificare. E ci sono poi strani e stretti collegamenti con la filosofia dei Rosacroce, tant'è che molti, se voi andate su internet, trovate molti libri che trattano Giordano Bruno e Rosacroce, Giordano Bruno Rosicruciano, punto di domanda. Forse quel punto di domanda può diventare un punto esclamativo, perché effettivamente ci sono degli strettissimi collegamenti tra l'ideologia dei Rosacroce e Giordano Bruno. O dei Rosacroce, Christian Rosenkreuz, comincia a parlare più avanti, ma Giordano Bruno è intriso di filosofia rosicruciana, o forse lui, i rosicruciani, sono intrisi di filosofia di Giordano Bruno, questo è difficile dirlo. E per Giordano Bruno c'è una teoria importante sul macrocosmo e il microcosmo. Il macrocosmo ovviamente è l'universo e il microcosmo è praticamente l'uomo. Ed è una cosa molto interessante perché, come Pitagora, lui comincia a interessarsi del cosmo. Innanzitutto rifiuta la teoria aristotelica, no? Per cui il tolemaica, no? Per cui la Terra è al centro di tutto e tutto ruota intorno alla Terra, no? Il Sole ruota attorno alla Terra, che è la teoria per la quale Galileo rischia di essere bruciato vivo, no? Però Galileo abiura, quindi si salva. La teoria invece lui dice no, è il contrario, è la Terra che gira intorno al Sole, ma detta oggi è una banalità, ma detta nel 1500 poteva rischiare veramente la vita, no? Perché secondo l'ortodossia la Terra era al centro di tutto. Lui dice l'opposto, però mi domando ancora, come ho fatto l'altra volta con Pitagora, ma cosa ne sapeva lui
nel 1500, dato che Galileo era ancora da venire, cioè con le sue scoperte, poi soprattutto non c'erano strumenti. Lui comprende che l'universo è qualcosa di diverso, ma è un'entità viva ed è infinito, e lo collega col Dio. Ma l'aspetto intrigante della filosofia bruniana è che l'uomo non è una semplice comparsa sulla Terra. No, secondo la religione, l'uomo è qualcosa di misero, di peccatore, qualcosa di che non conta nulla. No, no, lui dice l'opposto. Dice che è dentro l'uomo che deve rinascere, questo cosmo, il microcosmo che diventa il macrocosmo. È dentro ognuno di noi che dobbiamo avere la forza di creare il tutto. E questo si chiama l'eroico furore. L'eroico furore per Bruno è una fiamma, è un qualche cosa. Lui utilizza poi il mito di Ateone, no? Il mito di Ateone, lo ripeto brevemente, no? Che questo personaggio vede la dea Diana che si bagna in un fiume, probabilmente nuda, lei per vendicarsi lo trasforma in un cervo, e questo cervo, quindi Ateone, viene divorato dai suoi cani, cioè lui che era un cacciatore viene divorato dai suoi cani da caccia. Giordano Bruno ribalta la cosa, dice che Ateone ha fatto bene a vedere Diana nuda, che doveva proprio andare avanti su questo, che è stato un bene, un eroico furore, il furore di conoscenza, no? Cioè, come dire, me ne frego che questa è una dea, mi potrà punire, io devo sfidare, a un certo punto devo sfidare il destino, devo sfidare tutto, è una continua ascesi. E questo nel 1500, ripeto, per la Chiesa cattolica, romana, apostolica, era un peccato capitale, perché l'uomo doveva adeguarsi ad essere, se vogliamo, una nullità, usiamo questo termine. Lui dice no, che l'eroico furore deve essere qualcosa che ribalta questo. Inizia poi ovviamente a scrivere le sue opere, un po' le scrive in Italia, un po' all'estero, alcune anche in Inghilterra, ad esempio Il Candelaio, La Cena delle Ceneri, degli eroici furori, come diceva adesso, dell'infinito universo e mondi, questo è molto importante, lo troveremo dopo, dell'infinito universo e mondi, della causa principio et uno e spaccio della bestia triunfale. Sono titoli altisonanti che rappresentano appunto la grande filosofia di Giordano Bruno, cioè quello che lui voleva rappresentare. E nella divinità, la divinità è il principio generatore, il principio l'uno, no? Il principio generatore di tutte le cose, mentre il microcosmo, quindi il macrocosmo, è Dio, ma il microcosmo è un piccolo universo che è dentro di noi, cioè noi dobbiamo aprirci a questo grande universo. E nelle sue opere lui esalta questo aspetto. Poi c'è un fatto molto importante che ad un certo punto dice una frase sibillina nel suo libro dell'infinito universo e il mondo. Dice: è un sole nero nello spazio, inghiottirà il sole, la luna e tutti i pianeti che girano intorno al sole. Guardate che qualcosa di... Quando l'avevo letto la prima volta mi aveva colpito, ma questo è un buco nero. Questo è l'attualità. Cioè, sapete che ci sono i buchi neri. È un buco nero... Io ho visto un'immagine molto bella che era praticamente può inghiottire una stella, può inghiottire il sole in pochissimo tempo. Ho visto un'immagine molto inquietante in cui un buco nero praticamente inghiottiva non un pianeta, cioè la Terra è un atomo rispetto a un buco nero, cioè inghiottiva il sole, ma in pochissimo tempo. C'è l'antimateria, nulla esce da un buco nero, neanche la luce. E lui, 1500, dice, la ripeto, è un sole nero nello spazio, inghiottirà il sole, la luna e tutti i pianeti che girano intorno al sole. De infinito universo et mondi, 1584. Questo uomo, questo Nolano, questo uomo di Napoli, chiamiamo napoletano, nel 1548 ci dà una frase che farà brevidire, però una frase a mio avviso profetica. Perché è stato detto non se, ma dico quando ci sarà una fine dell'universo, non il se, ma il quando, come i famosi meteoriti, no? E lui dice che ci sarà questa sorta di fine del tutto, e questo sole nero, il sole nero a mio avviso è un buco nero,
oppure potrebbe essere qualcos'altro? Potrebbe essere, perché potrebbe entrarci la filosofia rosicruciana. Questo sole nero che rappresenterebbe, secondo Rudolf Steiner, una fase nella quale l'iniziato imparava a sviluppare le sue conoscenze al sorgere del sole. E allora questo sole nero, qualche cosa che non è più un sole luminoso, ma è un sole buio. Steiner ci dà qualche idea in proposito, ma non ci dice veramente cosa Giordano Bruno volesse effettivamente dire con questa frase. Come nessuno, a meno che qualche nostro ascoltatore ha magari notizie più recenti, ha mai risolto il famoso Papè Satan Aleppe di Dante Alighieri. Sono quelle frasi rimaste lì, come questo del sole nero. Papè Satan Aleppe è questo sole nero che inghiottirà tutto. Ti ripeto, Steiner ci dà un'indicazione sulla rinascita dell'uomo, su questo ciclo del sole, ma lui dice che questo sole nero inghiottirà tutto, ed è un'altra cosa, è molto diverso. E Giordano Bruno è anche molto importante per un aspetto. E lui con il suo pensiero filosofico cercava di spiegare i misteri dell'universo. Però, ripeto, siamo nel 1500, lui cercava di spiegare i misteri dell'universo e la magia. Che cos'è? Qual era la parola giusta per risolvere? La magia. La magia era importante ed sarebbe stata la profonda conoscenza della natura, attraverso la quale si arrivava alla conoscenza di se stessi. Oggi parlare di magia vuol dire parlare di ciarlatani, no? Si parla di magia, di maghi. Dimenticando che c'è stato un grande personaggio che si chiamava Simon Mago, che sfida San Pietro, no? Però questo magari ne facciamo in un'altra puntata, che volava e poi viene precipitato al suolo da San Pietro. E la magia, per Giordano Bruno, i maghi erano gli scienziati, quindi i maghi erano i veri scienziati che avevano delle conoscenze specifiche sul cosmo. Il mondo, secondo lui, era una contrapposizione di opposti. Per arrivare a Dio bisognava fare un determinato percorso, che la magia ci dava la via esatta. La magia, non tanto il Vangelo, lo studio della Bibbia, la magia. E questo è veramente quello che fa sì che la Chiesa di Roma lo definisca un grande nemico, uno dei più grandi nemici che la Chiesa di Roma abbia mai avuto. La Chiesa di Roma vede in Giordano Bruno il nemico per eccellenza, quello che forse diceva qualcosa che c'era nelle antiche scritture. Nelle antiche scritture, quando uno dei padri della Chiesa, Clemente Alessandrino, dice: Gesù ha lasciato due messaggi, uno universale, fratellanza per tutti, la salvezza, ma un esoterico, e quell'esoterico era il più importante, le cosiddette perle ai porci. E anche questo è qualcosa di enorme, però alla Chiesa cattolica romana apostolica guai a parlare di questo aspetto. Ma lo dice uno dei padri della Chiesa, insieme a Tommaso d'Aquino, a Sant'Agostino e a Sant'Ambrogio, sono i pilastri su cui si regge la Chiesa, no, che conosciamo oggi. E dice: no, c'è un messaggio esoterico di Gesù. E solo col messaggio esoterico si arriva a conoscere la verità. Allora Giordano Bruno forse l'aveva preso in quella famosa chiesa napoletana, in quel pantheon napoletano dove era una chiesa dei domenicani, ma grazie agli aragonesi era diventato più un tempio della cultura egizia che un tempio cristiano, cattolico, romano, apostolico. E c'è una frase molto importante che ci lascia Bruno, e ve la leggo, dice: verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è veramente. Si sveglierà dall'oblio e comprenderà chi è veramente. E a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo. L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche in questo mondo. Guarda Gianluca, che è una frase enorme questa. L'uomo è uno schiavo e sa di esserlo, ma non fa nulla per liberarsene.
con la magia, con la conoscenza, con quello che lui insegnava, avrebbe potuto aprire questo spiraglio, aprirsi all'universo, perché l'uomo è parte di questo universo, non è una semplice comparsa, è il protagonista. Ogni uomo, ogni donna, ovviamente, sono protagonisti nel cosmo, però bisogna esserne consapevoli e la magia ce ne dava la via giusta. E una grande Approfitto altra. solo per dire, Sì. siamo in diretta, sto prendendo nota anche se voi mi scrivete domanda, due punti, qualcosa c'è già, appena poi Giorgio finisce la lezione facciamo le considerazioni insieme e vedo che a molti incuriosisce anche questa cosa del sole nero, del portale, del varco dimensionale e anche con le date del quando, poi sappi che ti torneremo così ti farò dire quando, ma dopo adesso finisci pure il concetto di quello che ci No, stavi raccontando. ci tenevo proprio a dare alcune indicazioni e arrivare a. Sì, vedo qui una frase giusta. L'uomo è schiavo e non fa nulla per liberarsi. È vero, è molto attuale. L'abbiamo visto pochi anni fa, di questa schiavitù. Torniamo sempre sull'attualità. L'uomo è schiavo e non fa nulla per liberarsi. Giordano Bruno lo diceva nel 1500. Una grande invenzione di Giordano Bruno è non sua, diciamo, lui desume queste antiche credenze, antiche religioni, da antichi testi, la mnemotecnica, ossia la scienza della memoria. Perché per Giordano Bruno è importantissima la memoria? Perché la memoria consentiva a lui e a qualunque uomo, quando dico uomo anche donne, che non si offendono le nostre amiche, donne e uomini, mettiamo prima le donne, quindi consentiva a donne e uomini di poter apprendere dei testi senza doverli, diciamo, manipolare, prendere in mano. Perché? Perché la carta era costosissima. Oggi, a ridere, no? Un libro, pochi euro, lo vedi, puoi vederlo sul telefonino, su internet. No, nel 1500 un libro era qualcosa di costosissimo, rarissimo e non era certamente alla portata di tutti. Allora lui dice, imparate a memorizzare e inventa un metodo di memorizzazione che è veramente molto complicato. Prendeva alcuni iniziali delle frasi, no? Per dare un'immagine, dei collegamenti, no? Veramente, io me ne sono letto un libro su di mnemotecnica, dico, dovremmo perdere, cioè andare avanti, non un'ora, ma 6, 7 ore, perché prendeva le iniziali di una parola, le collegava. Allora alla fine questi collegamenti gli permettevano di arrivare a memorizzare qualcosa. La mnemotecnica è importante per Bruno perché è un modo per poter conoscere. Dato che i libri erano rari, erano costosissimi e non erano alla portata di tutti, dice, imparate a memorizzare un testo, lo leggete e lo imparate. Ma guarda Gianluca, saremmo capaci tutti, solo che la nostra memoria è molto labile. Cioè, io ho assistito a un esperimento, chiamiamolo così, di una persona che faceva entrare in sala, mette 500 persone, guardandoli 2 secondi, chiedendo il nome di battesimo, e alla fine indicava, non ne ha sbagliato uno, indica tu ti chiami Paolo, tu ti chiami Claudio, tu ti chiami, cioè pazzesco, perché ha detto, ma saremmo capaci tutti, solo che noi lo utilizziamo pochissimo, pochissimo questo, e invece potremmo ricordare tutto. E Giordano Bruno utilizza un metodo e questo metodo diventa famoso e c'è un personaggio a Venezia, un certo Mocenigo, Mocenigo, che lo vuole imparare. E vuole anche imparare l'aspetto esoterico di Giordano Bruno. E invita Giordano Bruno, che se ne stava tranquillamente a Londra, a Venezia. Giordano Bruno, conscio che se lasciava una terra di anglicani dove del Papa non ne fregava nulla, anzi, se eri nemico del Papa, meglio ancora, va a Venezia, territorio dove il Papa invece è potente, influente. E questo Mocenigo, Mocenigo, mi perdonino i veneti, non so se la pronuncia esatta, comunque Mocenigo o Mocenigo, evitiamo le critiche, subito, metto subito le mani avanti, come faccio col CICAP, mettiamo sempre le mani avanti, citiamo le fonti e tutto. Ebbene, questo, sì, chiamiamolo questo veneziano, questo nobile veneziano, invita nel suo palazzo Giordano Bruno per imparare l'ars memoriae, l'arte della memoria. Ma che cosa fa?
è deluso, forse perché aveva la testa più dura, non impara questa mnemotecnica che è molto difficile. E cosa trova il rimedio? Di denunciare Giordano Bruno alle autorità. E questo è quello che rovina il nostro protagonista. Giordano Bruno è a Venezia, la notizia arriva a Roma, viene portato a Roma imprigionato perché appunto finalmente nelle mani della Chiesa. E questo è qualcosa di, a mio avviso, di gravissimo che questo Mocenigo fa, di vendicarsi di un uomo che invece ha lasciato la tranquillità, ha lasciato l'Inghilterra, ha lasciato un luogo dove avrebbe potuto vivere tranquillamente, e per andare appunto a insegnare l'arte della memoria, e quindi questo lo rovina, è la sua rovina. A Roma ovviamente avrà un processo dove sarà torturato, sappiamo benissimo, ne abbiamo parlato, i metodi che usavano i domenicani, no? Con i capperi e con tutti quelli che, quei poveretti e quelle poverette, non dimentichiamo la caccia alle streghe, che venivano catturati, quindi senza che ci fosse un motivo plausibile, ma viene accusato di qualsiasi nefandezza, viene addirittura accusato di un omicidio perché viene uccisa una persona, non stiamo a indagare su questo, ma anche lui era innocente, però viene accusato di essere blasfemo, di essere un donnaiolo, cioè qualunque accusa possibile e immaginabile viene data, ma l'accusa principale era quella che lui aveva aperto gli occhi. Aveva aperto gli occhi e li voleva, con i suoi libri, far aprire a tutti gli uomini e a tutte le donne. E questo è quello che lo condannerà al rogo. E gli ultimi tempi di Giordano Bruno sono terribili, ma una delle sue ultime frasi è molto significativa e dice: è in carcere, sa benissimo che non ne uscirà più vivo. Dice: l'uomo viaggerà nel cosmo e dal cosmo apprenderà il giorno della sua fine, il sole nero. Proprio quando l'uomo si crederà padrone del cosmo, molte ricche città faranno la fine di Sodoma e Gomorra. Un sole nero, ripete, inghiottirà nello spazio il sole, la luna e tutti i pianeti che ruotano intorno al sole. De infinito universit mundi è una frase che ripeterà nei suoi momenti in carcere. C'è una famosa frase, no, quando viene condannato, che dice: forse tremate ai giudici, no, che lo condannano, questi giudici della Chiesa, tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell'ascoltarla. Qualcosa di enorme. Giordano Bruno ormai sa che è giunta la sua fine, gli viene messa in bocca una mordacchia, cioè un qualcosa di metallo, perché delle torture terribili. Questa è la tortura ancora così, finale. Questa mordacchia, quindi, che gli bloccava la bocca, viene portato in una piazza di Roma, che poi prenderà il nome di Piazza di Campo dei Fiori, e messo sul rogo e bruciato vivo. Le sue ceneri vengono gettate nel Tevere, nel fiume Tevere, affinché nessuno potesse poi andare così a pregarci, a ricordare questo grandissimo, grandissimo personaggio. Giordano Bruno viene bruciato vivo il 17 febbraio dell'anno 1600. Con lui finisce un'epoca. Secondo alcuni libri di filosofia si dice che il primo uomo moderno è Cartesio, René Descartes, detto Cartesio, no? Cogito ergo sum. A mio avviso no, il primo uomo moderno è Giordano Bruno. Giordano Bruno è la frattura tra il mondo antico e il mondo moderno, è la frattura tra il mondo di adesso e il futuro, è il mondo che si proietta nell'infinito, nel cosmo. È un personaggio che sicuramente chiude con la sua morte un ciclo stupendo, che è quello del Rinascimento. Col 1600 inizierà poi un'altra epoca. Inizierà poi il marinismo, inizierà il barocco, ma non è più il Rinascimento. Giordano Bruno è un uomo del Rinascimento, ma è un uomo moderno, è il primo uomo moderno. Io ripeto, io quando insegno dico che più di Cartesio è lui il primo filosofo della modernità, ma più che della modernità, del futuribile, di quello che poteva, dico non futuro, futuribile, cioè quello che poteva
diventare l'uomo se l'uomo avesse appreso queste arti che lui aveva trovato. Dall'antichità c'era un insegnamento grandissimo, un insegnamento per essere liberi. Lui voleva veramente l'uomo libero, ma alla Chiesa di Roma questo assolutamente risultava la frase più blasfema di tutta. L'uomo non doveva essere libero, doveva essere schiavo, sottomesso, imbrigliato, come abbiamo visto nella puntata precedente, come i famosi personaggi che sono nella caverna di Platone, che hanno un'immagine del mondo fatta di ombre. L'uomo vede delle ombre, credendo che sono delle cose reali, invece sono ombre di manichini, e lui è felice e contento, dentro la caverna, a guardare queste ombre. Quasi quasi mi fai venire in mente l'uomo, le persone che si mettono davanti a certi programmi televisivi, no? A certe dirette televisive, dove siamo dentro una caverna. Abbiamo un'immagine stereotipata, che è la realtà, invece nella realtà non è. Giordano Bruno ci vuole far aprire gli occhi, ci vuole far uscire dalla caverna di Platone, ma proprio per questo motivo viene condannato e bruciato vivo, con le ceneri disperse nel Tevere. È la cosa peggiore, a mio avviso, perché si poteva ricordare questo, ma vedremo che sarà ricordato con una statua molto importante. E concludo proprio con questo aspetto legato alla statua, perché Giordano Bruno muore nel 1600, scorrono diversi secoli prima che venga giustamente ricordato. E viene ricordato a metà dell'Ottocento. Nel 1849, durante la Repubblica Romana, qualcuno dice: adesso è il momento di ricordare Giordano Bruno e facciamo una statua dove è stato appunto bruciato vivo. Ma viene eretta una bozza, una statua che è diversa da quella che vediamo oggi, ma viene, diciamo, fatta demolire, abbiamo anche le nostre esigenze, ma viene fatta demolire per ordine di Papa Pio IX. Quindi scorrono gli anni, arriviamo invece all'Unità d'Italia, a un'Italia diversa che in un certo senso vuole dimostrare che l'Italia è laica, che c'è il Papa, ma il Papa è un ospite, e arriviamo appunto agli anni appunto in quale, nel 1889. C'è un artista, uno scultore massone, che si chiama Ettore Ferrari. Ettore Ferrari realizza la statua di Giordano Bruno, e questa statua ha un percorso molto, molto, molto particolare, veramente molto particolare, perché viene in un certo senso anche boicottata. La Chiesa assolutamente non la vuole assolutamente a Piazza Campo dei Fiori, perché diceva mettere questa statua lì è proprio dimostrare che appunto la Chiesa ha sbagliato a bruciare questo personaggio. Ma i tempi sono cambiati e finalmente il 9 giugno 1889 viene inaugurata questa statua con una folla enorme. Cioè, la proposta parte, diciamo, ufficialmente da degli studenti, eccola qua, da degli studenti universitari romani, dalla massoneria, diciamo da tutte le frange che volevano la libertà. E questa statua di Ettore Ferrari viene eretta nel punto esatto in cui Giordano Bruno è stato bruciato vivo. Ha una particolarità, ha un cappuccio che non ne fa vedere il volto, ma ha lo sguardo che guarda verso il Vaticano. Se tu ponti un raggio laser, arriva il Vaticano, come dire, io guardo da dove è arrivata la sentenza che mi ha fatto bruciare vivo. Ha un cappuccio che non ne fa vedere volto, ma gli occhi puntano al Vaticano. Tiene tra le mani strette un libro chiuso e ha il piede destro avanzato. Lo scultore, ripeto, massone Ferrari, ha voluto far vedere in questo piede avanzato un movimento della statua. Questa statua non è, passa il termine, statica, è una statua in movimento. Questo piede destro avanzato è come dire: io posso andare avanti, io proseguo nella mia opera. Proprio volutamente l'ha fatta così. E al Vaticano questa cosa non piace per niente. Non c'è più Pio IX, ma c'è Leone XIII. E si dice che per tutta la giornata, in questa 9 giugno 1889,
sta senza mangiare, senza bere, sta tutto il giorno inginocchiato davanti alla statua di San Pietro, pregando affinché questa statua non venisse eretta. E poco prima dell'inaugurazione, Leone XIII aveva minacciato, diciamo, il governo italiano, nella figura di Francesco Crispi, dicendo: se fate la statua di Giordano Bruno, io lascio Roma e vado in Austria. E Crispi gli risponde in un modo molto diretto. Gli dice: Santità, se Sua Santità lascerà l'Italia, non ci tornerà più. Guardate, io sfiderei chiunque, qualunque politico italiano oggi a rispondere così al Papa. Crispi non se, veramente gli dice: lei vuole andare in Austria? Boh, ci va e non torna più a Roma. E il Papa si guarda bene, perché Crispi era un siciliano duro e non scherzava su questo. E la statua è ancora lì. Ci tenteranno dopo, Pio XI, chiedendo al duce, a Benito Mussolini, quando ci sono i patti lateranensi, di spostare cioè di distruggere la statua di Giordano Bruno e di metterci al suo posto delle statue, diciamo, di santi, ecco, di Gesù, ecco, qualcosa di prettamente cristiano, cattolico, romano, apostolico. Ma stranamente il duce non gli risponde, cioè trova, diciamo, delle scuse e la lascia lì dove è. Intorno a questa statua hanno dibattuto tantissimi personaggi, sia dell'Ottocento che poi del Novecento, grandi, soprattutto Giovanni Gentile, no? L'inventore del liceo classico, dei licei, no? Il grande uomo di cultura del fascismo, adorava Giordano Bruno, quindi Mussolini dice: meglio non inimicarsi in Giovanni Gentile. Però c'è questo tentativo di togliere questa statua anche nel Novecento. Il 20 giugno 1942, in piena guerra, sull'Osservatore Romano, sapete, è l'organo ufficiale dello Stato del Vaticano, no? L'organo ufficiale del Papa, e c'è un articolo, esce un articolo così, che definisce Giordano Bruno scrittore osceno, donnaiolo, bestemmiatore. Ma come mai? L'hanno bruciato nel 1600, nel 1900. 42, si ritorna sulle accuse fatte nel 1600. Piuttosto strano. Ma questo articolo lascia il tempo che trova. Perché a un certo punto di Bruno si interessa un personaggio che diventerà molto importante nell'immediato dopoguerra, ed è Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, uomo del comunismo, no? Il grande personaggio a cui è dedicata addirittura in Russia una città, Togliattigrad, no? E dice: no, Giordano Bruno è la vera gloria dell'Italia. Quindi adesso siamo già negli anni 50 e addirittura in Unione Sovietica nel 1950 fanno delle celebrazioni per ricordare l'anniversario della morte di Giordano Bruno. E quindi la Chiesa sa che ormai è meglio lasciar perdere questa statua, lasciamola lì in piazza Campo dei Fiori con lo sguardo che guarda verso il Vaticano. Piccole annotazioni prima di chiudere, poi passare alle domande. Nel 1970 passa la legge Fortuna, detta legge da Loris Fortuna, che porta in Italia il divorzio. Guardate che oggi è normale, ma guardate che nel 50 anni fa non era così normale. Tant'è che ci sarà poi un referendum perché le forze clericali volevano cancellare il divorzio, ma il divorzio resterà. Ebbene, Marco Pannella, il famoso leader dei radicali, proprio davanti alla statua di Giordano Bruno va a festeggiare quando sa che in Parlamento passa la legge sul divorzio. E strettissima, più strettissima attualità, più vicina a noi, il 10 febbraio 2009, quando viene staccata la spina che teneva in questa vita o non vita, chiamatela come volete, Eluana Englaro, il padre Beppino Englaro andrà proprio a fare, ci saranno delle manifestazioni in Italia, no? Per riconoscere il fatto del fine vita, di cui si parla anche in questi giorni, no? Di questo suicidio anche assistito. Ebbene, Beppino Englaro andrà proprio davanti alla statua di Giordano Bruno. Cioè, diciamo, faranno in varie città
ma la manifestazione più importante per ricordare Eluana Englaro, che era, a cui era stata staccata la spina, perché ormai era, diciamo, era morta, diciamo, cerebralmente, no? E viene fatto davanti alla statua di Giordano Bruno. Quindi la piazza di Campo dei Fiori, Giordano Bruno diventa l'emblema di una libertà civile, l'emblema di un rifiuto di certe leggi dello Stato, leggi considerate ingiuste, e quindi, a differenza di secoli, questa statua che guarda il Vaticano, ma che ci indica un libro chiuso nel quale è raccolto la sua essenza, il suo pensiero, questo libro che deve essere aperto da ognuno di noi, è l'emblema della civiltà, della libertà, di essere vere donne e veri uomini, cosa che, a mio avviso, non abbiamo ancora appreso la lezione del tutto. Sono a disposizione delle domande. Guarda, prima, a proposito di questo sole nero, parlavi di una data e tutti dicono quando. Sì. Lui non lascia date, non lascia date. Dite che è un sole nero, ovviamente nel futuro. Però, vedo qui politizzato. No, no, ma lui sicuramente non ama. Ma diciamo che questi aspetti politici erano proprio per una libertà di pensiero. Cioè, il Vaticano voleva abbattere la statua e ovviamente le forze che si oppongono sono forze che si oppongono anche in un certo senso al governo, ecco, quindi non sono filo governative, se vogliamo. Nel 50 governava la Democrazia Cristiana, non il Partito Comunista. E diciamo che però viene utilizzato come emblema della libertà. Sulla data, ovviamente, sicuramente avrà lasciato qualche scritto, qualcosa. Molti suoi testi sono andati, diciamo, sono incompleti, sono andati perduti. Ricordiamoci questi suoi soggiorni lontano. Hai visto mai che a Tolosa, a Nolio, a Londra ci siano dei testi che lo riguardano? Perché ti dico questo? Perché la cultura poi viene presa prepotentemente in mano dalla Chiesa. I domenicani sono quelli che, ad esempio, ci raccontano dei catari. I catari non lasciavano nulla di scritto. Se sappiamo qualcosa, lo sappiamo dai domenicani. E allora è probabile, molto probabile, che Giordano Bruno abbia lasciato delle indicazioni, ad esempio nella sua mnemotecnica abbia lasciato, dato che il testo della mnemotecnica è veramente complesso, è piuttosto arcano, che magari ci sono delle indicazioni su un'epoca nella quale questo sole nero concluderà il ciclo e inghiottirà tante cose. Ma, ti ripeto, c'è anche la teoria di Rudolf Steiner, secondo la quale questo sole nero è un passaggio per la rinascita umana. Ecco, quindi io spero che sia questo, perché sicuramente è un'immagine molto inquietante. Ecco, questo, io lo identifico in un buco nero, ecco, questo sole nero che prenderebbe tutto. Guarda. Cosa ci sia al di là di quello che noi chiamiamo buco nero non ci è dato sapere, ma dubito che ci sia l'antimateria in nulla. Edo più plausibile una sorta di portale, come se fosse Bravo. Un varco, lega o due dimensioni o due luoghi fisici o due punti del tempo. Concordo pienamente, infatti guarda, mi hai tolto le parole di bocca. Anch'io non credo che sia questo discorso dell'antimateria sia un portale, come ce ne sono, ad esempio, a mio avviso, un portale sul Monte Bugarach vicino a Rennes-Château, dove ogni tanto succedono cose strane, dove l'aviazione francese non vuole che ci passi nessun aereo, no? E un portale, ma hai visto mai che sia la porta per l'aldilà? Io credo molto nella realtà dell'aldilà, di quest'altra dimensione. Noi viviamo in una dimensione e poi ce n'è un'altra. E dalla notte dei tempi, no, si parla di quest'altra dimensione che è la vera vita, no? Questo, diciamo, è un semplice passaggio, no? Mi viene in mente John Lennon che diceva che la morte è come scendere da un taxi e salire su un altro, no? E, tra l'altro, non so se avete mai fatto puntata su Lennon, cioè, mi piace molto gli ultimi momenti della sua vita, nei quali lui si racconta che sapesse che sarebbe stato ucciso. Quando Chapman gli va incontro per chiedergli il famoso autografo, lui sapeva che nell'altra mano aveva una pistola. E lui diceva quello, che è come scendere da un taxi e salire su un altro.
Beh, del resto gli ultimi album dei Beatles sono molto inquietanti, eh? Helter Skelter, il disco bianco, cioè non è più, non sono più i Beatles di She Love You, di Love Me Do, no? E a mio avviso Lennon aveva delle grandi conoscenze misteriche ed esoteriche, ecco. E credo anch'io, guarda, concordo anch'io che sia un portale questo buco nero. Quindi hai visto mai che questo inghiottire questo nostro mondo aprirebbe, secondo Giordano Bruno, la vera vita di un altro mondo, a cui ci si potrebbe arrivare anche con questi aspetti della magia, della conoscenza, della gnosi. Giordano Bruno è un mago, ma ci vuole insegnare una magia che purtroppo è andata perduta, o almeno per la maggioranza delle persone è andata perduta. Sicuramente ci sono persone che l'hanno compresa, l'hanno utilizzata e la stanno utilizzando, ecco. Come il viaggio nel tempo e quant'altro. Giordano Bruno è un po' l'anticipatore di grandi aspetti. Se vogliamo, anticipa anche Einstein, anticipa quello che è la teoria del tempo, no? E sono tanti, tanti aspetti. Ti ripeto, a mio avviso non è Cartesio, ma è Giordano Bruno, l'iniziatore dell'età moderna, anzi della postmodernismo, di quello che deve ancora arrivare. Scienza, Alchimia, certo, alchimia, l'alchimia assolutamente, sono alchimia tutte c'è sempre. tecnologie. Per chi le conosce, sono tutte tecnologie. Ecco, questo in realtà verrà il giorno in cui quello che a noi sembra pura magia, per qualcun altro è semplicemente tecnica, con regole base, un po' come quando magari qualcuno nel mondo moderno si diverte a stupire degli aborigeni al quale ancora non è arrivata la civiltà con un semplice accendino. Quindi attirano l'attenzione e cercano di conquistarli con oggetti che per chi è nello stesso livello tecnologico sono anche banali. Fra l'altro mi voglio collegare anche al film Stargate, il prossimo titolo, il prossimo libro edito, facciamo finta che, verterà proprio sui portali dimensionali e uscirà fra 2 settimane. Vi do anche questa anticipazione. E se ti va, Giorgio, ti faccio un po' di domande dei nostri amici a casa. Ah, innanzitutto mi Allora, sono un errore. Giordano Bruno non ha detto che è nato nel 1400, è nato nel 1548. Qualcuno ha visto che ha scritto 1400, no? Non aveva. È nato nel 1548, ecco. Poco più che cinquantenne. ok, allora leggo questa. Quando una stella muore, implode su se stessa e genera un buco nero, che Giordano Bruno abbia assistito al fenomeno della supernova e abbia intuito il corso degli eventi? Ci Beh, lui conosceva dai il questa. cosmo come lo conosceva Pitagora, senza strumenti, quindi probabilmente avevano sia lui che Pitagora avevano degli strumenti che gli permettevano di sondare il cosmo, perché ricordo che Pitagora ci parla di un'armonia delle sfere celesti, no? E siamo antichi, prima di Gesù Cristo, quindi non aveva certamente strumenti, telescopi e satelliti. E la NASA l'ha poi scoperto quando, credo negli anni 70, che effettivamente c'è un'armonia nel cosmo, non c'è un silenzio totale, c'è un'armonia di queste sfere celesti, come diceva Pitagora. Quindi è probabile, ma io propendo più per il fatto, sempre tornando a Napoli, in questa chiesa dove lui trova dei testi sicuramente orientali, c'è sempre l'Egitto, lui adorava l'Egitto, diceva che la vera religione era quella egizia, lui era un domenicano, però ci dice che la vera religione è quella egizia, quella che può aprire la mente all'uomo. Probabilmente in questi testi che sono poi andati perduti, non dimentichiamo che se li ha trovati in una chiesa, poi con questa opera di distruzione di testi antichi, come è avvenuto nella biblioteca di Alessandria, sicuramente questi libri saranno stati bruciati o occultati. Ecco, lui aveva qualche strumento, qualcosa che gli permetteva di sondare il cosmo. Hai visto mai che abbia assistito a questo oppure ne abbia letto in questi testi antichi che ha trovato appunto nel convento di Napoli e poi in giro per l'Europa? Viene anche da domandarsi perché girasse così tanto. Cioè, questo grande movimento, il viaggiare di qua e di là,
è piuttosto singolare e si sposta in località piuttosto particolari come Noli, come Tolosa, vabbè, poi andrà in Inghilterra proprio per un fatto di libertà religiosa. Guarda, ti voglio leggere anche questa. Pensi si possa associare Giordano Bruno ai Catari, anche se ci teneva a lasciare scritti i suoi pensieri, Marghe? Beh, in un certo senso c'è un collegamento per il fatto che i Catari custodivano un grande segreto. I Catari avevano in sé delle antiche religioni che provenivano dall'Oriente, partiamo sempre dall'Oriente, non tanto dall'Egitto nel caso dei Catari quanto dal Medio Oriente, dall'odierno Iraq, ad esempio, Iran, Iraq, antichi culti. Che parlavano di antiche divinità e loro sperimentavano sul loro corpo più questi aspetti, cioè, e si facevano in un certo senso microcosmo nel macrocosmo. Quindi, in un certo senso, questo legame con Bruno c'è perché Bruno vuole che il microcosmo diventi macrocosmo e loro, la loro essenza era collegata a questo grande, al grande cosmo, al macrocosmo, col loro modo di vivere. E di pensare. Avevano un grande segreto, quello che si ritenevano i custodi del Graal, no? Intendendo il Graal con qualsiasi cosa, certamente non è una coppa il Graal, ma è quello che è la pietra filosofale, cioè è il potere di cambiare noi stessi. E loro lo trovavano col consolamento, i Catari, con questo rituale secondo il quale poi potevano giungere alla vera vita, che era quella dello spirito. Giordano Bruno voleva che l'uomo mettesse in pratica questo. Ovviamente i Catari finiscono nel 1240, 1250, credo Catano, e Giordano Bruno è un uomo del Rinascimento, del 1500, però non dimentichiamo che nel Rinascimento c'è una sorta di ritorno alle antiche tradizioni, si rifiuta il Medioevo per ritornare all'antichità e probabilmente il credo Catano. Il fatto che siano stati sterminati dalla Chiesa, che lui a un certo punto odia, perché a un certo punto lui odia la Chiesa, forse vedeva nei Catari dei suoi antenati, dei suoi alleati. Si parla molto di attualità, no? Alcune, già in tempi non sospetti, venivano fatte profezie che narravano e raccontavano della notte dell'uomo bruciato. Qualcuno lo ha associato proprio a Giordano Bruno stesso. Che impressioni hai? Abbiamo oggi dei Giordano Bruno? Ne hai conosciuto qualcuno? Ma io ho conosciuto dei personaggi molto intriganti, importanti, a René Château. Devo dire che in questo paese di 70 abitanti è un ricettacolo di persone anche assurde, c'è un po' di tutto, trovi il pazzo, il pazzoide, e trovi quello che pazzo non è, ma è veramente ha delle antiche conoscenze. E sicuramente c'è il pensiero, l'insegnamento di Giordano Bruno non è andato perduto, come l'insegnamento dei Catari, come l'insegnamento dei Templari. Vedo che ogni tanto qualcuno li cita sempre i Templari, anche il pensiero dei Templari, il loro segreto. E questo segreto scorre nei secoli, ogni tanto esce in superficie. Hai visto mai che, ho visto qualcuno citava Roll? Io ho conosciuto a René Château uno scrittore, si chiamava Graham Simmons, ho conosciuto Henry Lincoln, che avevano delle grandi conoscenze, che sicuramente non hanno esplicato del tutto, ecco. Entrambi erano inglesi, hanno voluto andare a vivere a René Château, in questo piccolo villaggio, in questo piccolo paese. E io, non per ritornare sul fatto che ho fatto ridere più di una volta, no, della zia che non mi dava la casa, però veramente, questo scrittore inglese, dopo 10 minuti che mi conosce, mi dà le chiavi di casa sua. Lui era un archeologo che aveva una casa lì a René Château piena di reperti egizi, siriani, iracheni, iraniani, va di tutto. Lui era stato un archeologo al seguito della RAF, quando l'Inghilterra era padrona di quella zona, e mi ha dato le chiavi di casa dopo 10 minuti. Io sfido chiunque a conoscere una persona, dopo 10 minuti ti dà le chiavi e dice: vai pure lì. E questo è anche fa parte dei misteri di quel villaggio e sicuramente che è il ricettacolo materiale di un grande pensiero esoterico. Non a caso René Château non è per tutti. E
e purtroppo molti vanno a Relais Chateau cercando un tesoro materiale, invece è lo spirito. È quello che Giordano Bruno diceva, è dentro di noi il microcosmo. Apriamolo al macrocosmo. Siamo un tutt'uno. Ma questa parola molti non ci sentono dire a questo. Guarda che bello questo messaggio. Il 600 di Giordano Bruno era corrotto e falso quanto l'oggi. È impressionante leggere le sue descrizioni nel Candelario. Questa coppia. Il Candelario, sì. Che ci segue sempre, ha una gran cultura. Ecco. Effettivamente, sai, tutto cambia affinché nulla poi possa cambiare. Pensiamo alla politica dei giorni nostri, servono davvero figure come quelle di Giordano Bruno che possano mettere in crisi un sistema. E poi vedete che poi il sistema tende a perdere. È per questo che perderanno. Perché poi basta un buon esempio di una persona coerente, centrata, che sa quel che dice, e si impauriscono tutti, crollano a distanza di secoli, provano a fargli ancora una guerra inutilmente. C'è chi dice anche che la statua originariamente dovesse anche indicare, oltre che con lo sguardo, addirittura qualcuno dice probabilmente in origine avrebbe dovuto anche indicare quella statua, chissà. Certo, quel piede che avanza, voluto dalla massoneria, la massoneria proprio vuole assolutamente che questa statua sia fatta in quel modo, quel piede che avanza e avanza verso il Vaticano, e quel libro chiuso non sono qualcosa di casuale. Una cosa che ho ricordato prima, Martin Lutero, alla base della statua c'è appunto un basamento di cemento, dove ci sono come dei medaglioni, e ci sono dei medaglioni che ricordano dei vari personaggi, ovviamente non legati al Vaticano. E in un grande medaglione dedicato a un certo Vanini, in piccolo si intravede un volto, ed è il volto di Martin Lutero. Quindi lo scultore massone Ferrari, Ettore Ferrari, ha voluto ricordare Martin Lutero sotto Giordano Bruno. Il luteranesimo, cioè il rifiuto della Chiesa cattolica, no? La nascita del protestantesimo nella statua di Giordano Bruno. Non è qualcosa, è abbastanza importante questo, perché ricordare Martin Lutero nella statua di un domenicano, comunque bruciato vivo, sta a indicare che allora la verità ce l'aveva Martin Lutero. Tutto può essere. È in quel libro chiuso che sta a segreto, ma lo scultore volutamente lo ha messo proprio nelle mani strette di Giordano Bruno, di questa statua, che è diventata l'emblema delle libertà civili, ecco. Ma non comuniste, assolutamente, perché Togliatti ovviamente era contro la DC, e quindi sicuramente frange della DC appoggiavano il Papa e volevano distruggere questa statua ancora negli anni 50. E quindi lo stesso Mussolini non l'ha voluta abbattere. Vedete che quindi sia da destra che da sinistra c'è qualche spiraglio di luce, ecco, per questa forma di libertà, in un certo senso. La Chiesa lo condanna ancora oggi. Mi sembra che Giovanni, ovviamente qualche nostro ascoltatore magari ne sa più di me, però mi sembra che Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, si fosse espresso in qualcosa. Non ricordo se un perdono, per Galileo sì, per i Catari non è mai stato chiesto perdono. Sinceramente non so se per Giordano Bruno è stato chiesto perdono. Per i Catari no. Oddio. Le sue ceneri chissà dove sono, finite nel fiume. Fra l'altro abbiamo parlato spesso della simbologia del sole nero, compare veramente in tutto il mondo, quindi c'è un insieme di persone che sanno esattamente cos'è. A noi non ci rimane che ipotizzare, portare un po' sul tavolo le varie tesi, provare a unire i puntini e vedere se ne esce un disegno generale plausibile, ma ci fu e c'è chi sa perfettamente a cosa si riferisce. Ci confermano che è Wojtyla, come hai detto tu, che ha riconsiderato Giordano. Sì, avevo sentito Galileo e quindi questa... Però Galileo, ecco, una cosa importante,
lo scultore massone, ripeto, non ha voluto mettere Galileo perché Galileo ha abiurato, ha dato ragione alla Chiesa per non essere bruciato vivo. Giordano Bruno no, come i Catari. I Catari fanno la stessa fine di Giordano Bruno, poi hanno bruciati il famoso rogo del campo dei cremati sotto il monte Monsegur, e bastava abbiurare, dire ma sì, non siamo Catari, baciamo il crocifisso, amiamo il Papa, ma no, vanno cantando nel rogo. A Giordano Bruno non è previsto, non poteva cantare perché questa mordacchia, questa sorta di ferro che gli bloccava la bocca, non gli permette neanche di poter parlare, di poter lanciare un ultimo messaggio al popolo, alla gente che era lì intorno. Però la fine è la stessa, questo fuoco che brucia, che vorrebbe bruciare anche l'anima, ma invece l'anima rimane e continua ancora oggi a parlarci. Questo è parte di un percorso che faremo insieme più o meno ogni due settimane. L'altro lo abbiamo accennato, Pitagora e Platone. Ti farei anche fare una sorta di trailer di che cosa ci potrai parlare nelle prossime settimane. Poi le persone ci diranno prima questo, prima quest'altro. Quindi sapete che adesso ci sono anche un po' i sondaggi, abbiamo provato a farli anche durante l'editoriale. C'è il sondaggio durante la diretta. Giorgio, se ti va, fammi un excursus di quel che potremo e potranno vedere e ascoltare i nostri amici e amiche a casa, certo. in questo facciamo insieme. Guarda, io farei un passo indietro nel tempo. Ci tenevo a fare Giordano Bruno, quindi al Rinascimento, al 1500, questa sera, ritornerei un po' sulla filosofia greca, su alcuni passaggi che ci sono dopo Aristotele, tra Platone, Aristotele e Epicuro, parlare di alcuni aspetti che poi rimandano sempre le antiche tradizioni. Perché io dico sempre questo, c'è una culla nel Medio Oriente, tra l'Egitto e il Medio Oriente, dove è la fucina delle idee. Non dimentichiamo il dio Mitra, che nasce in Iran. Da queste zone nasce un qualche cosa. Non so se molti lo sanno, ma le grandi influenze, l'influenza normale che prendiamo, chissà perché arrivano sempre da Oriente, no? C'è una zona che leggevo su una rivista medica, mi sembra tra la Mongolia e la Cina, che, dove ci sono degli acquitrini e dove nascono sempre sotto il deserto del Gobi, e partono sempre da lì queste. Come nascono queste influenze? Invece lì nella zona tra l'Iraq, anche l'Egitto ovviamente, ma l'Iraq, l'Iran e la Palestina, c'è una fucina di un qualche cosa. È come se la consuetudine del mondo lì si fosse così, Dio si fosse dimenticato qualcosa, ha lasciato un segno suo fortissimo lì, che poi si è sparso in tutto il mondo. Io ritornerei con la filosofia greca, vi darò alcune indicazioni, parlando anche di Epicuro, di Plotino, visto sull'uno che ritorniamo in greci, per poi arrivare anche ai moderni. Se vi fa piacere, ogni 15 giorni la filosofia, o almeno i misteri della filosofia, quella che dovrebbe essere studiata sui libri di scuola, ma purtroppo sulle antologie dei vostri figli non la troverete, neanche purtroppo su quella che devo tutti i giorni usare al mio liceo, ecco, no, purtroppo non c'è. Andiamo avanti, scaviamo. Spero che nelle tue lezioni qualche semino lo metti, nelle tue lezioni qualcosa sì, assolutamente, metti poi. Assolutamente. E poi c'è questo splendido canale, facciamo finta che, ricordiamo, grande, grande raggiungimento, 80.000, quindi il cammino, il grazie piede avanza, Giordano Bruno avanza. Guarda, ne hai dato un bel contributo perché abbiamo fatto tante puntate insieme, sì. Quindi ti voglio ringraziare. E se mi permetti, se poi vuoi mettere la mia mail di contattarmi, e poi ovviamente questi due libri che ho intenzione, uno proprio sulla filosofia, lo voglio assolutamente fare, e poi René Chateau, ovviamente. Bello, mi piace, i misteri della filosofia, cominciamo a lavorarci, d'altronde il lavoro sui libri è bello lungo e quindi ci accompagnerà finché anche i nostri amici da casa decideranno di darci supporto o anche semplicemente parola, entusiasmo, un abbraccio, una parola di incoraggiamento. Per noi tutto è importantissimo. Scrivete anche a Giorgio, vi faccio vedere anche le date, chissà
se una di queste riuscirà a essere nostro ospite. Magari, sì, è una festa venire, sì. Da domani siamo a Prato con un bellissimo sold out, poi la settimana prossima a Parma, poi Vittorio Veneto, poi escursione alla Sacra di San Michele, 20 aprile Loreto nelle Marche, 11-12 maggio, grande festa in occasione del mio compleanno a Torino, e 15 giugno Roma, poi lo aggiungeremo e stiamo lavorando anche ad altre date, cercheremo in qualche modo di raggiungere prima o poi tutte le città d'Italia, con qualcuna abbiamo più difficoltà di qualcun'altra, ma piano piano lo faremo. Guarda, visto che ho citato anche i libri, li facciamo passare, sono molto orgoglioso di queste due pubblicazioni, grazie di cuore a chi ci potrà sostenere. Sotto l'Antartide, Enigmi di una terra proibita, che sta facendo parlare molto in vari ambienti e mi fa un sacco piacere, e poi Terra Cava, Il re del mondo, Agartha, Shambhala e Shangri-La, insieme a Luz, tutti i formati, tutte le piattaforme disponibili, anche con la tessera del quella scolastica, quindi sia per i docenti che per gli studenti. Sì. Questo è un grande riconoscimento. Quindi, carta del docente, sì, che permette di acquistare libri, certo. Esatto, quindi abbiamo anche questa opzione in più, e ci tengo anche a ringraziare chi semplicemente fa un post o le foto dove o racconta in un breve video, come mi è capitato di notare anche su Instagram, su Facebook, su Telegram, racconta e dice che sono usciti questi libri, e ci aiuta a farlo sapere anche a un pubblico ben più vasto che magari è interessato a questi argomenti ma ancora non lo sa. Io sono molto contento di come stiano andando le cose, non ci fermeremo finché l'entusiasmo sarà alle stelle in questo modo. Grazie di cuore Giorgio, voglio sottolineare anche le escursioni. Una la faremo insieme. Sì, assolutamente, assolutamente, ci vedremo presto con tutti i nostri amici, e grazie per i bellissimi commenti che vedo qui sul computer, veramente molto, è sempre un piacere essere qua, guarda, veramente, ogni 15 giorni è la festa, non una, la festa. E iscrivetemi a giorgiobaietti@gmail.com. Se vi piace l'attualità, è vero, non si sottrae mai. Se vi piace, wow. Qualche ora fa ho fatto un editoriale, ultimi colpi per quanto riguarda, ultime mosse per quanto riguarda la propaganda, e soprattutto quel che ben sapete, vi aspetto anche sul canale Gianluca Lamberti per andarlo a recuperare. Non vedo l'ora di arrivare in terra toscana per abbracciare tutti i presenti. Grazie di cuore, appuntamento con noi a domenica sera. 15 giorni con i misteri della filosofia e oltre.